grazie, tanto. No. Un certo uomo aveva due figli. E un giorno il minore di questi figli disse a suo padre: «Dammi la mia parte dei tuoi beni ora». E così il padre divise le sue ricchezze fra i suoi due figli. E pochi giorni dopo, questo figlio minore partì per una terra lontana. E là dette fondo a tutti i suoi averi, con una vita dissoluta. Ora, non passò molto tempo che in quel paese si abbatté una carestia e il giovane patì la fame. Persuase allora un fattore a fargli badare ai porci, ma aveva tanta fame che avrebbe mangiato persino le ghiande che davano le bestie. E invece non vollero dargli nemmeno quelle. Allora il giovane tornò in sé e si disse: «Ma come? Perfino i servi di mio padre mangiano a sazietà e gliene avanza. E io sono qua a morire di stenti. No, tornerò da mio padre e gli dirò: riprendimi con te e trattami pure come l'ultimo dei tuoi servi». Allora si avviò. Era ancora un po' distante da casa sua quando il padre lo vide arrivare. Il suo cuore cominciò a battere forte e si commosse al punto che gli corse subito incontro e lo abbracciò e lo baciò. Il figlio disse: «Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere tuo figlio». Ma il padre chiamò subito i servi e disse loro: «Presto, tirate fuori il vestito più bello e rivestitelo. Mettetegli al dito l'anello più prezioso, i sandali ai piedi. Portate qui il vitello più grasso che abbiamo. Mangiamo, facciamo festa». Mio figlio era morto ed è tornato alla vita. Ora, l'altro figlio, quello più grande, aveva finito il lavoro dei campi. E mentre ritornava a casa, sentì un suono di musica e danze. Chiamò un servo e gli chiese perché si facesse festa. E quando gli fu detto, fu preso dall'ira e rifiutò di mettere piede in casa. Invano il padre venne fuori a supplicarlo. Il figlio non intendeva sentire ragioni. «Ma come? Io ho lavorato per te come uno schiavo per anni e anni e mai una volta ti ho disubbidito. E in tutto questo tempo tu non hai ucciso. Arriva questo tuo figlio, che ha sperperato i tuoi beni con prostitute e peccatori, e tu ammazzi per lui il miglior vitello che abbiamo. Ti prego», disse il padre, «apri il tuo cuore. Tu sei sempre con me. Tutto quello che posseggo è tuo, ma è giusto far festa. Tuo fratello era perduto e l'ho ritrovato. Era morto